Buongiorno amici, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parleremo di un argomento importante, una nuova speranza, prendete con le pinze questo termine, che si può attuare nei confronti della discriminazione che subiscono e che subiamo, nel senso che ci sono in mezzo anch'io, i fuoriusciti dei testimoni di Geova. Però prima vi volevo dire che il video per quanto riguarda l'intervento alla Sapienza di Roma, di quel webinar che viene fatto, lo tratterò con degli ospiti in questi giorni e lo caricherò. Probabilmente il video uscirà o domani o dopodomani, insomma. In questi giorni si tratterà l'argomento di quella conferenza vergognosa, trattasi di propaganda alla Sapienza. Sono state dette un sacco di stupidaggini, di falsità, ed è bene che si ribadisca con forza che è bene che la Sapienza dia una rettifica a certe affermazioni, perché veramente ne sono state dette di cotte e di crude. È inammissibile che in un'università si dicano castronerie del genere e che si propagandi una religione. Voglio dire, non che ci debba essere per forza un contraddittorio, ma sono state fatte affermazioni talmente pesanti, anche in ambito medico, disinformativo, talmente aberranti, che come minimo qualcuno lì della Sapienza avrebbe dovuto dire: noi ci dissociamo da questa affermazione. Soprattutto quando si parlava delle trasfusioni di sangue, io mi immagino un medico che possa aver visto quel webinar lì si sarebbe strappato i capelli. Comunque, anche un giurista, per carità, come noi ex, che sappiamo benissimo le ingiustizie che stiamo vivendo, delle discriminazioni che vengono fatte, e quindi ci siamo strappati i capelli ma proprio perché l'ambiente era veramente, cioè, alla Sapienza si sta parlando di un'università. Vabbè, vediamo un attimo al topic del video e parliamo di questa nuova speranza che si prospetta. E in questo devo ringraziare un giurista che collabora con me, che mi ha fatto presente di questa opportunità che si può aprire. Attenzione, è una nuova strada che si può percorrere, e chiaramente bisogna un attimo leggere la legge. Ora io qua sono su la Broccardi, broccardi.it, e sono all'articolo 604 bis del codice penale. Perché sono in questo articolo? Intanto vi faccio una premessa, ragazzi, negativa, perché il disegno legge alla Camera c'è stato detto che con moltissima probabilità verrà ignorato, non verrà calendarizzato, e sono stati contattati eminenti esponenti in ambito politico e soprattutto anche in ambito comunicativo, perché basta vedere le loro pagine Facebook, hanno centinaia di migliaia di follower, tutta una serie di cose. Questi esponenti politici, per una cosa o per l'altra, ci hanno risposto picche. Capite bene, ragazzi, che noi non abbiamo l'eco mediatico che ci serve per far approvare una legge, fare almeno calendarizzare una legge, come abbiamo assistito in questo periodo per quanto riguarda il DDL Zan, no? Purtroppo i politici abbiamo visto che non si muovono se non c'è il clamore mediatico necessario, e su questo mi sembra di dire una banalità, no? Chiaramente. Bene, però abbandoniamo il disappunto e cerchiamo di vedere un po' di luce, perché alla fine strade se ne possono trovare. Allora, leggiamo questo articolo 604 bis del codice penale, cosa dice. A noi ci interessa evidenziare solo le parti che interessano a noi, quindi non leggerò tutto il superfluo. Quello che ci interessa a noi è questo, che qua
all'inizio dice verrà punito chi propaganda idee fondate bla 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 e ovvero oppure istiga a commettere atti di discriminazione, poi qua ci sono motivi razziali, etnici, nazionali che a noi non ci interessano, motivi religiosi, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi religiosi. E quindi una domanda che può sorgere spontanea, quindi cosa possiamo fare? E quindi cosa possiamo fare? Allora, qua è importante dire che serve l'apporto di un tecnico che possa farvi capire se siete interessati questa cosa qua, perché è chiaro che bisogna fare un'azione legale che viene chiamata esposto, non querela. Però io non voglio spiegarvi adesso queste cose qua giuridiche che mi sono state dette, e sinceramente preferisco rimanere sul sintetico e sul semplice per dire c'è una possibilità dal punto di vista legale che questa legge che è in vigore allo stato attuale possa essere utilizzata per creare l'espediente per riconoscere che l'istigazione a commettere discriminazione religiosa viene fatta dai vertici della torre di guardia, perché voi sapete bene che i vertici istigano i componenti della religione, del movimento, dell'ente giuridico, chiamatelo come volete, non so mai come chiamarli, chiaramente sono una religione, che se ne dica sono una religione riconosciuta, quindi diciamo che i componenti religiosi, no? Gli aderenti alla società Torre di Guardia. Quindi è molto importante fare luce su questo punto qua. Se si crea l'espediente, se solo un giudice si ponesse anche in primo grado durante, no, in un tribunale, se uscisse solo una sentenza di primo grado che il comportamento che attuano i vertici datori di guardia rientra in questa discriminazione religiosa, ebbene ragazzi, capite che si crea un effetto domino, e a quel punto tutti noi fuoriusciti possiamo querelare senza la paura di una controquerela. Però anche qua non voglio entrare nel tecnico, perché voi sapete che quando si querela una persona c'è la possibilità che se la tua querela non va in porto, cioè se tu dici tu mi hai discriminato, voglio che tu venga punito, no? E poi se la cosa finisce che il giudice dice no, qua non c'è discriminazione, la persona, in questo caso i vertici e i testimoni di Geova ti dicono no, adesso noi controquereliamo tu per diffamazione, perché ci hai diffamato in questo caso. Invece se un giudice tramite un esposto, ma anche qua entro nel tecnico e vabbè, un esposto è una cosa diversa dalla querela, l'esposto dice semplicemente alle autorità competenti io gradirei che si faccia luce su questo aspetto qua per vedere se in questa condotta dei vertici geovisti c'è la possibilità di incorrere in questo reato, se loro rientrano in questo reato. E allora lo Stato si accerta di quella questione lì, e quindi non si può essere controquerelati, perché per noi è una semplice richiesta di delucidazione e basta. Quindi, ma queste cose poi se le volete sapere, ripeto, mi contattate sulla mia pagina Facebook, che trovate, magari vi metto anche il link in descrizione, però volendo lo trovate anche nella mia pagina del canale YouTube, trovate il link dove c'è Instagram, vabbè, mi potete anche contattare su Instagram se volete, ma ci vado poco, oppure sulla mia pagina Facebook ci sono i due piccoli link, i due piccoli simbolini che potete cliccare, altrimenti vi metto il link in descrizione, mi scrivete e io vi lascio il numero di telefono del giurista che collabora con me, così potrete
avere spiegazioni in questo senso. Allora, io adesso volevo chiudere facendovi vedere semplicemente, per chi non conoscesse questa realtà dei testimoni di Geova per quanto riguarda la disassociazione, ecco, io vi faccio vedere la discriminazione in questo senso, in cosa può... Ah no, prima vi devo dire un'altra cosa legata sempre al disegno legge. Allora, uno può dire, ma questo articolo sussiste già da anni, perché non è mai stato impugnato? Ebbene ragazzi, abbiamo fatto una ricerca, non è stato mai utilizzato da nessuna parte questo articolo qua, da nessuna parte, e quindi la possibilità ci può essere che può essere impugnato. Non è mai stata fatta chiarezza su questo articolo qua. Quindi ora io non voglio mettere false speranze, però questa è una strada che si può intraprendere. La legge può essere allo stato attuale dalla nostra parte, e quindi perché non provare questa cosa? Perché non provare a percorrere questa strada? Ripeto, se solo un giudice si dicesse, anche in primo grado, questo comportamento è discriminatorio, avremo tra le mani un bellissimo espediente, no? Che si potrà utilizzare, che tutti i fuoriusciti discriminati potranno utilizzare a loro favore per avere giustizia. Quindi questa cosa non si trova traccia di denunce, querele, esposti di questo tipo qua. Quindi vedete voi, insomma, fatevi voi un'idea della questione. Invece, tornando al discorso che dicevo prima, ecco, la disassociazione, cosa dicono della disassociazione nel loro sito, no? Visto che loro stessi dicono che noi, che ci vogliamo informare sui testimoni di Geova, se vogliamo avere informazioni giuste e puntuali, bisogna andare nelle loro fonti ufficiali, no? Ebbene, vediamole queste fonti ufficiali, no? Che tanto decantano alla Sapienza di Roma, cosa dicono? Dicono una cosa contrastante, no? Dicono che per quanto riguarda l'isolamento sociale, ora qua mi lascio il segno, almeno lo ritrovo subito, ma vi faccio vedere che siamo nella loro pagina disassociazione un provvedimento amorevole, siamo su jv.org, testimoni di Geova. Se qualcuno della Sapienza sta guardando questo video, può vedere che noi ci affidiamo anche e soprattutto alle loro pubblicazioni ufficiali. Non si sta parlando per luoghi comuni, per leggende di paese, cioè noi sappiamo quello che diciamo, e quando denunciamo che c'è un problema sociale in atto non lo si fa perché ci divertiamo. Quindi disassociazione, un provvedimento amorevole. Intanto andiamo giù e vediamo cosa dicono per quanto riguarda i componenti della congregazione, che cosa dovrebbero fare. Poi attenzione sempre alla semantica che loro utilizzano sapientemente. Tutti i componenti della congregazione possono, attenzione a questo termine, possono, quando in realtà bisognerebbe scriverci devono, e vi spiegherò perché, possono mostrare amore basato sul principio, evitando di parlare di avere contatti con il disassociato. Ripetiamo, possono mostrare amore basato sul principio, evitando di parlare e di avere contatti col disassociato. In tal modo sostengono la disciplina che Geova gli ha impartito tramite gli anziani. Inoltre possono dare più amore e sostegno ai familiari del disassociato, non il disassociato, ai familiari, perché loro sono devastati, familiari che devono ostracizzare magari un proprio figlio o un proprio padre o una propria madre. Perché sono devastati? Perché sanno che non devono parlarci. Ma perché qua c'è scritto possono? Adesso ci arriviamo, comunque finiamo qua. I quali soffrono notevolmente e non dovrebbero mai sentirsi esclusi dagli altri fratelli. Allora, se qua c'è uno psicologo all'ascolto, possiamo ben capire che quando c'è una sofferenza può esserci un trauma. Ma perché c'è tutta questa sofferenza? Ve lo siete mai chiesti?
Perché è necessario causare tutta questa sofferenza che può essere evitata semplicemente rispettando quello che è il nostro diritto costituzionale di poter cambiare idea, di poter cambiare religione o di non averne alcuna? Perché in questo caso ci deve essere sofferenza? C'è sofferenza perché i vertici della torre di guardia dicono, istigano sarebbe bene dire, agli aderenti, no? Non dovete più salutare i vostri parenti disassociati, no? Poi è chiaro che loro si scusano dicendo «Eh no, ma i parenti che vivono in ambito familiare hanno comunque, continuano ad avere rapporti tra di loro, no?» Questo è vero, continuano ad avere rapporti nella famiglia perché vivono sotto lo stesso tetto. Sarebbe impensabile imporgli di dire «Non parlate coi vostri familiari in casa», cioè veramente ne uscirebbe fuori il delirio sociale, no? Quindi in quell'aspetto lì hanno ragione, ma loro danno conto solo a quell'aspetto lì. In realtà chiunque non viva sotto il tetto familiare deve essere ostracizzato anche dai parenti stretti e quindi poi da tutta la comunità per estensione. Cosa succede se qualcuno dovesse essere beccato a parlare o ad avere rapporti con un disassociato, sia esso figlio, migliore amico, parente? Cosa succede? Che se un fratello becca questa conversazione che non andrebbe fatta, dovrebbe andare dal fratello e dirgli: guarda che io ti ho visto che parlavi con un disassociato, lo sai che è un peccato, lo sai che non lo devi fare, adesso io ti do un po' di tempo che almeno tu vai a parlare con gli anziani, perché questa questione non va bene, questa questione è peccaminosa, non va bene, tu stai contaminando lo spirito della congregazione e quindi vai a parlare con gli anziani. Se non vai a parlare con gli anziani entro una settimana, andrò io a fare presente agli anziani che tu hai rapporti con i testimoni i disassociati, scusate, che hai rapporti con i disassociati. Ebbene, qua può succedere che colui che è stato beccato a parlare con un disassociato o un dissociato dica: guarda, mi sono pentito, mi dispiace, non lo farò più, e gli anziani possono chiudere la cosa tranquillamente. Oppure dicono: guardate, io ci parlo con i miei parenti, io non posso non parlare con mia figlia, con mio padre, con mia madre. A quel punto il provvedimento può essere sia di tipo riprensivo nel minore dei casi, ovvero viene fatta una riprensione pubblica. Adesso non so se venga fatta, al tempo quando c'ero io veniva fatta, ora probabilmente con i discorsi delle leggi sulla privacy questa cosa non viene fatta, perché se viene fatto un annuncio pubblico voi potete benissimo querelare lor signori anziani che hanno fatto questa cosa qua. Però al mio tempo non c'era questa cosa qua legata alla privacy. O forse sì, ma non si sapeva così tanto. Vabbè, comunque, la cosa può arrivare invece all'espulsione, che in quel caso lì di non pentimento è l'alternativa più plausibile. L'espulsione comporta la disassociazione, e quindi vengono ostracizzati, vengono isolati socialmente loro. Quindi capite che questo, oltre a essere un'induzione, perché io ti posso dire vatti a buttare giù da un monte, no? E può essere semplicemente un'induzione. Se non lo fai, se non ti butti giù da un monte, sei un cretino, sei un inetto, vai, buttati giù dal ponte. E quella è un'induzione. Ma qua c'è anche il ricatto morale, il ricatto affettivo, no? E se tu non metti in pratica questa dottrina, questo provvedimento amorevole, come lo chiamano loro, ebbene tu subirai la punizione, benedizione di essere ostracizzato da tutta la comunità, da tutti i tuoi parenti. Quindi voi capite bene che un testimone di Geova non è libero di salutare un parente disassociato, non è libero, anche se lo farà si sentirà in difetto e dirà: se mi scoprono sono problemi per me,
quindi non sussiste questa libertà. Andiamo a vedere cosa dice. Quindi qua dicono chiaramente che non dovrebbero, possono mostrare amore basato sui principi evitando di avere contatti. Quindi qua stanno incitando a dire non dovete avere contatti. Ma cosa dicono ufficialmente? Sempre nel loro sito, vedete, siamo sempre su jw.org. È vero che i testimoni di Geova evitano ogni contatto con chi non fa più parte della loro religione? Sentite cosa dicono. Chi si battezza come testimone di Geova, ma poi smette di svolgere l'attività di predicazione e magari non si associa più con i propri compagni di fede, non viene evitato. Scritto in corsivo, non viene evitato. Anzi, ci si sforza di mantenere i contatti e di ravvivare il suo interesse per le cose spirituali. Intanto una domanda che mi viene spontanea è: se questa persona non volesse più avere rapporti spirituali con questa organizzazione, con questa religione, perché continuare a ostracizzarlo? Cioè, se il provvedimento amorevole è volto a fare rientrare dentro il testimone di Geova, perché? Perché dover continuare a mostrare questa cosa per farlo rientrare quando l'individuo dice guardate, a me non mi interessa, io non entro più, non credo più in Dio. Nel mio caso, che io non credo più nelle loro dottrine, perché dovrei rientrare? Perché dovrebbero ostracizzarmi? Io non entro più, non entro più. Però vabbè, lasciamo qua, divaghiamo, già ne ho già parlato di ste cose. Non viene evitato, qua c'è scritto in corsivo. Invece qua dicono possono mostrare amore basato su evitando di parlare e di avere contatti con il disassociato. Psicologi che difendete la torre di guardia, Sapienza di Roma che fate parlare i testimoni di Geova nelle vostre conferenze, nei vostri webinar, non vi fa scattare un punto interrogativo questa dissonanza cognitiva, potremmo dire, no? Questa dissonanza dottrinale non vi fa scattare l'idea che all'esterno i testimoni di Geova diano un'idea che nella realtà dei fatti non sono? Ma questo, tutto questo verrà trattato nell'argomento inerente al webinar della Sapienza di Roma. Sarà un video lungo, ma è necessario fare un video lungo. Detto questo, ragazzi, io vi ho fatto vedere questo articolo del codice penale che può essere impugnato per poter avere giustizia. Un giudice si deve incaricare questa cosa per capire se ci sia effettivamente la messa in pratica della discriminazione religiosa. Quindi bisogna capire questo. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video che probabilmente verrà pubblicato dopodomani o comunque tra 3 giorni, in questi giorni. Detto questo, ragazzi, spero di avervi dato un'alternativa su cui riflettere e vi invito sempre a scrivermi nella mia pagina ufficiale su Facebook. Almeno lì in privato vi rilascio il numero del giurista, così potrete parlare con lui di questa cosa qua. Detto questo, amici apostatacci e apostatacce, al prossimo video e buona continuazione di giornata o buona serata in base a quando state guardando il video. Ciao, ciao a tutti.